Amici, bentornati a Music Challenge. Un saluto da Mimmo. E un saluto da Vincenzo. Beh, che dire, benvenuto a Nino Buonocore. Ciao Nino. Ciao amici, ciao. Ciao Nino. Nino, benvenuto. Abbiamo, diciamo, una colonna portante della musica italiana. Adesso ripercorreremo anche oggi alcuni, diciamo, step, alcuni passaggi fondamentali della tua carriera. Però, Nino, noi oggi siamo qui soprattutto per parlare del tuo ultimo album. Adesso, anzi, ci spiegherai bene pure questa copertina, da dove viene fuori. Eccolo qua, In Jazz Live. Allora, Nino, cominciamo. Questo è il tuo ultimo album, uscito l'anno scorso. Quindi un live, uscito a febbraio 21, di una registrazione effettuata all'Auditorio Parco della Musica a Roma nel febbraio 20. Allora, Nino, innanzitutto, descrivici questa copertina. La copertina nasce da un'idea di mia figlia che, insomma, quando ascoltò queste versioni, lei conosce ovviamente tutto il materiale che io vado a registrare, dice: "Papi, questa volta mi sembra che tu abbia indossato una pelle diversa." Ecco, e da lì dico: "Ma perché?" No, sembra che, insomma, tu abbia deciso, insomma, di mostrarti con una nuova pelle. Vabbè, ok, posso farmi venire un'idea? E alla fine ha tirato fuori il camaleonte, perché si sa che il camaleonte cambia, appunto, non cambia pelle, però cambia il colore. Mi è piaciuta subito, è piaciuta a tutti, è piaciuta anche la realizzazione, perché è una copertina difficilissima, che è fatta con tutti i puntini, guarda, è dove ci ha messo una settimana solo per disegnare questo camaleonte. Devo dire che è piaciuto a tutti. Io sono felice perché descrive esattamente il contenuto dell'album, e poi è una bella immagine. Beh, diciamo che la seconda, prima parlavamo, accennavamo, forse la seconda in cui compare un animale, diciamo, su una copertina di un disco, diciamo, no? Ti ricorda, sì, qualcosa? Però vedi, allora, il coccodrillo aveva la maglietta con la su scritto Lab, che, guarda, vabbè, amico coccodrillo, parlo di Amico coccodrillo, il brano, un 45, un singolo che uscì tanti anni fa. Ma lì era cannata completamente la copertina, era proprio fuori contesto, cioè non significava nulla. Solo perché, ti ripeto, molte volte non puoi programmare tutto, insomma, nella vita devi anche affidarti ad altre persone, e infatti per questo mi sono affidato a mia figlia, perché volevo che lei fotografasse bene, diciamo, il senso di questo album, e infatti è riuscita nell'intento. All'epoca purtroppo c'erano i grafici che ricevevano le commissioni, insomma, dalle case discografiche, e andavano un po' così a memoria, cioè, Amico coccodrillo sarà un pezzo per bambini, in realtà non era assolutamente un pezzo per bambini, anzi, proprio per i bambini proprio no, e quindi uscì fuori questa copertina che poi, quando vidi, proprio piansi, insomma, sommessamente. Senti, allora Nino, una cosa, vediamo un attimino un po' i contenuti di questo disco. Allora, abbiamo detto che è un live, e, diciamo, sono contenuti molti dei, diciamo, dei tuoi successi. Ovviamente non è un'antologia che copre tutti i 40 e più anni di carriera, però ce ne sono molti. Allora, dato che il nostro programma si chiama Music Challenge, dove challenge sta per sfida, allora parliamo un pochettino di questi brani in un modo diverso, andando a ripescare gli album nei quali erano contenuti le versioni studio. Allora, cominciamo dal primo. Qui dentro ci sono tre brani contenuti in Jazz Live, quindi Dentro a una città tra le mani dell'88. Allora, quali sono, Nino, i tre brani? Adesso ti facciamo questa piccola sfida. Mamma mia, che domanda! Domanda difficilissima. Allora te le dico io. Sono 11 gli album, guarda, è proprio difficile. Mamma mia, hai ragione. Allora te le dico io, vediamo un pochettino. Qui dentro è contenuto anche questo amore. Anche questo amore, Rosanna, e l'altro. Era Boulevard. Bravo. È Boulevard, esatto. Okay. Allora, questo è un modo diverso per ripercorrere la storia. Quindi questo album dell'88, ovviamente, il 45 giri di Rosanna. Questo qui Sanremo, quindi Sanremo 87. In realtà, Detto Sanremo 87, quindi con cui partecipassi. In realtà qui dentro è contenuto un altro brano anche di Sanremo, 88. Sì.
ti dico perché. Va. Perché non ci credevano. Non ci credevano. I discografici non ci credevano. Infatti, andammo a Sanremo con Rosanna, che fu una folgorazione, però in realtà avevamo appena messo mano all'album, quindi non c'erano altri brani, insomma, per poter pubblicare un album completo e quindi far uscire Rosanna in versione anche nell'album, insomma, no? Con il contenuto appunto dell'album. Quindi ci mettemmo a lavorare di gran carriera, però chiaramente la promozione portò via tantissimo tempo a me, perché poi Rosanna ebbe un discreto successo, quindi cominciai a suonare. Insomma, il successo è un po' quello che può succedere quando poi a Sanremo riesce ad importi in qualche maniera, anche se arrivai penultimo. Ma questo sai che conta poco. Devo dire che me ne vanto proprio, me ne vanto. Quindi, Nino, per me, interrompo, c'è chi è arrivato ultimo e la canzone che ha portato a Sanremo, per la quale è diventato ultimo, è stata la canzone che lo ha identificato per una vita. Parlo di Vita Spericolata, parlo di Donne, quindi di Zucca, donne di Zucca, quindi presumo che comunque anche Rosanna sia la stessa cosa poi alla fine. Allora, vedi, quando poi l'anno successivo, quando poi l'album era quasi pronto, ma non del tutto, perché non l'avevano fatto uscire, perché non erano convinti ancora di farmi uscire un album, vabbè, facciamo un altro brano, vediamo di tornare a Sanremo, cosa che io non avrei mai voluto fare, lo giuro, perché credo che avrei dovuto prima completare una fase della mia carriera e poi magari iniziare un'altra, e quel Sanremo successivo per me avrebbe avuto quel significato. E invece no, dice vabbè, abbiamo un pezzo per Sanremo. C'erano tanti pezzi che poi includemmo appunto questa Le tue chiavi non ho, di cui devo dire non sono mai stato molto molto convinto, perché usciva leggermente da quello che poi era la mia idea per l'album successivo. Allora Nino, dopo, allora, ritorniamo in Jazz Live, quindi oltre ai brani estratti da Una città tra le mani ce ne sono altri estratti da Sabato, Domenica e Lunedì, quindi l'album del 90. Se non ero, ce ne sono quattro. Vediamo un attimino se li indoviniamo. Allora, ti aiuto un po'. Ma si vince qualcosa? No, no. Diciamo che non succede niente. Allora, diciamo, abitudini. Allora, scrivimi. Oh, scrivimi. Abitudini, vabbè, scrivimi abitudini, sicuro. Abitudini, ok. Mo diventa così? Ah, solo un po' di paura. Bravo. E solo un po' di paura, l'altro. Così? Così distratti. Allora. Così distratti. Così distratti, così distratti. Allora, Dino, tra parentesi, scrivimi, ovviamente, grandissimo successo, Festival Bar del 1990. Quindi questo è un altro, ricordiamo Le notti magiche, giusto Vincenzo, Dino, vi ricordate? Quindi questa era un'estate italiana, scrivimi. Colonna sonora di quelle stagioni. Sei ancorato ai ricordi di Scrivimi, Nino? Ma ancorato per forza di cose, perché comunque è stata una canzone di successo, non solo in Italia, quindi è chiaro che mi ha dato tantissime soddisfazioni. Però ancorato, sai, è una parola che non mi piace, perché rimanere ancorati poi è un brano, non ti consente di andare avanti, di sviluppare la tua conoscenza, e diventa un po' anche un peso, se vuoi, diventa anche un peso. Io sono riuscito, devo dire la verità, a scrollarmi di dosso questo peso, perché pur essendo, ti ripeto, una canzone che io canto sempre, volentieri, e che mi piace ancora cantare a distanza di 30 anni praticamente, però è anche vero che sento che la mia vita è cambiata, il mio modo di fare musica è cambiato, si sta avvicinando sempre di più al jazz, quindi la considero una canzone bella, un momento di ispirazione fino a se stesso, che rimane lì come una gemma, diciamo, della mia carriera. Senti, poi passiamo all'album del 92, a mio avviso, però mio personalissimo parere, uno forse dei migliori tuoi album, ed è La naturale incertezza del vivere, quindi del 92. Allora, qui dentro, a parte che qui dentro, Nino, c'è una dedica bellissima che scrivi sotto, no? C'è una dedica dedicata ad un piccolo fiore che sboccerà in autunno. Quindi parliamo dell'autunno del 92, poi è sbocciata la, la,
Certo, adesso fra 30 anni. Adesso fa 30 anni. In autunno. C'è quasi 30 anni quel fiore. In autunno. Ti sei allora... a camaleonte. Esatto. Allora, qui dentro invece troviamo altri due brani. Vediamo un po', contenuti in Jazz Live. Questo è un po' più difficile, perché allora, su questo disco faccio sempre fatica a trovare, perché anche io lo considero uno dei migliori dischi miei in assoluto. È un disco, secondo me, completo, bello dal punto di vista dei testi, bello nella realizzazione, con l'orchestra. Sì, ho dei ricordi stupendi legati a questo disco, ma anche proprio in fase di realizzazione. Grandi musicisti che ci hanno suonato, ma grandissimi davvero, e quindi non so, guarda, è difficile ricordare poi i brani singolarmente. Per esempio, a me viene sempre in mente Non dire, perché o il Mandorlo, perché sono stati brani trainanti poi dell'album. Però dentro c'è tantissima roba, ci sono canzoni secondo me molto belle che magari non hanno avuto forse, diciamo, la stessa fortuna. E infatti ne hai scelti due, infatti da qui, che sono A chi tutti e A chi niente. Okay. Il contenuto è I treni di agosto. Ecco, vedi, sei andato a due chicche da questo album. Ecco, I treni di agosto io credo che sia uno dei miei brani più belli, insieme a Tra le cose che ho. Sì, esattamente. E allora, siamo passati qua, poi adesso non ti faccio vedere Alti e Bassi perché non ce l'ho, ti devo dire proprio la sincera verità. mi perdonerai su questo. Però anche lì c'è un estratto. Ecco, qual è l'estratto? Il bellissimo? Esercizi di stile. Sì, esattamente, Esercizi di stile. Che poi dentro all'album comunque, insomma, si presta bene a una versione, diciamo, jazzata, improvvisata, sì. O no? Sì, sì, ma vedi, io penso che ho sempre scritto, adesso non vorrei fare il presunto, però della buona musica. E la caratteristica forse più evidente della mia musica, della mia scrittura, è quella di essere stata un po' sempre un po' più internazionale di quella magari che si è fatta in Italia. Cioè ho gestito, diciamo, un complesso di armonie cercando di asservirle alla lingua italiana, che non è facile, perché insomma lavorare con settime qua, insomma, voglio dire, lavorare con una struttura armonica difficile non consente alla nostra lingua, purtroppo, di esprimersi compiutamente. È più facile per gli inglesi. Ecco, io là ho fatto un'operazione, secondo me, davvero interessante. Cioè, nei miei dischi, in effetti, faccio sempre questa operazione. Penso sempre, diciamo, in maniera internazionale, cercando poi di rendere fruibile al pubblico italiano quello che scrivo, chiaramente attraverso il testo, però comunque voglio sempre che l'impianto musicale sia di un livello non troppo tradizionale. Ecco. Nino, poi passiamo al 2004, quindi al Libro Passeggero. Anche da qui vengono estratti due brani che troviamo in Jazz Live. Ti aiuto. Questi non li dico, non lo so. Allora, io non voglio sbagliare, Nino, quindi ecco. Ma tu proprio sempre, proprio Mike, buongiorno, la buonanima, perché proprio veramente sono domande difficili queste. Cioè, poi sai, il contesto poi aiuta, no? La cuffia, la cosa, certo. Manca soltanto il metronomo e fa... Guarda, se vuoi ce l'ho, lo vado a prendere, però lo eviterei. Lo evitiamo. Bene, allora, qui abbiamo Colpa della pressione fisica, quindi dal passo Paolo Contiani, direi, proprio dentro la dettaglia. Assolutamente sì, d'accordo. E poi, E se qualcuno domani? Una canzoncina che, vedi, quando scrissi questa canzone andammo a vedere la durata del brano. Cioè, una piccola chicca, penso un po' a chicca. E quando poi scoprì che durava appena 2 minuti e 50, pensammo, vabbè, ma in Italia non si può fare una canzone di 2 minuti e 50, manca uno short pubblicitario di 2 minuti e 50, capito? Quindi che si fa? E dissi, ma ascolta, ma la canzone dura 2 minuti e 50, e perché la dobbiamo far durare 4 minuti? Perché quello è lo standard, diciamo. Cioè,
Allora mi venne in mente con le dovute proporzioni Yesterday. Yesterday dura 1 minuto e 45 e 48 se non sbaglio. Cioè che è una canzone bellissima, dice tutto in quel minuto e 48. Pensa se Yesterday fosse durata 4 minuti, due palle, capisci? Anche Yesterday avrebbe subito il peso di una durata non, come dire, non reale, non vera, non giusta, non affine al pezzo, ecco, adeguata al pezzo. Sì. Ecco, secondo me le canzoni hanno una loro durata fisiologica. E io la amo perché è una canzone che comincia, finisce, ha una sua, un suo periodo preciso musicale, un suo testo che dice tutto quello che deve dire in, quel, in quei 2 minuti e 50, che adesso magari dal vivo saranno un po' di più, saranno 3 perché magari c'è anche qualcosa in più, però per me va bene, quello è la durata di una canzone, non la durata standard, la durata di quella canzone. Senti, l'ultimo brano, prima di parlare dell'inedito, è segnale, da segnale di umana presenza del 2013, L'amore che non vedi. In particolare in questo brano, diciamo, L'amore che non vedi. L'amore che non vedi, sì. Esatto. All'interno, diciamo, dell'album Jazz Live c'è, diciamo, secondo me questo brano è stato l'occasione giusta per i musicisti, quindi per il complesso, proprio di sfoggiare le qualità e le doti. Perché ci sono, c'è un lungo assolo, insomma, si vede proprio, no? Che c'è questa arte che esplode. Ci puoi aiutare a presentare i musicisti che ti hanno accompagnato all'interno? Assolutamente sì, ne sono orgogliosissimo, perché in realtà, sai, nei dischi si fa fatica a presentare poi i musicisti che suonano, no? Che ci suonano, perché poi si perde un po' la leadership, no? Si ha paura di perdere. Io credo che questo disco possa essere ascritto a tutti quanti noi insieme, perché effettivamente un disco live risente delle suggestioni momentanee di quello che avviene sul palco, dell'interplay, del guardarsi e cambiare una cosa al volo. Questa è la bellezza di un live. Quindi sono assolutamente contentissimo dei musicisti e mi fa tantissimo piacere menzionarli in ogni circostanza, perché sono loro in questo momento anche che caratterizzano il mio suono. Questo suono è caratterizzato da me attraverso le composizioni, da me dal punto di vista dell'idea del progetto, ma soprattutto da loro che sono bravi e riescono a, come dire, architettare sempre delle strutture, degli interventi che siano sempre funzionali al brano, che questo è un pregio pazzesco. Sono Antonio Fresa al pianoforte, Antonio De Luise al contrabbasso, Amedeo Ariano alla batteria e poi special guest nella circostanza della registrazione, che poi sono musicisti che saltuariamente mi accompagnano qui e là in varie circostanze, Max Ionata al sax e Flavio Boltro alla tromba. Che poi tra l'altro Antonio Fresa, se non erro, ha suonato anche all'interno di questo disco, dentro il libro Passeggero, insomma ti accompagna da tempo. Ma Antonio Fresa ormai, come anche Antonio De Luise, che suonava con me già da prima di quel disco che tu hai fatto vedere, però suonava il basso elettrico, quindi poi diciamo, si è votato al contrabbasso e quindi è stato diciamo, reinserito in questo gruppo, soprattutto per le sue capacità ovviamente, non certo solo per l'amicizia, e devo dire che loro sono musicisti che mi accompagnano almeno 15 anni, anche di più, forse anche di più, quindi mi conoscono benissimo, ormai c'è un feeling tra noi pazzesco, non abbiamo nemmeno bisogno di dirci le cose, che male che ci capiamo a poco. Nino, per chiudere, diciamo, con questo disco, noi abbiamo anche nel lato B l'ultima canzone, almeno del vinile, Meglio Così, no? Che dovrebbe essere il brano che poi ha anticipato l'uscita dell'album, con il lato B poi Rosanna. Allora, di cosa parla, diciamo, questo brano? Perché, dicelo tu. Allora, Meglio Così è una... Io leggo... Sono un grande fan di Kafka. In vari brani
cito delle cose che appartengono al mondo di Kafka, un mondo, questo mondo un po' visionario. E, in genere sono i sogni che mi riconducono a lui. Allora, Boulevard, e infatti Boulevard è una di queste canzoni che, dove si sente la presenza delle mie letture di Kafka. E, è una cosa che mi sconvolse, che quando feci ascoltare i provini del disco che contiene appunto Boulevard, l'allora direttore artistico, tale Scussel, del Gian Piero Scussel della ENI, di fronte a me, che stavo seduto, lui stava sulla scrivania seduto, di fronte a me mi disse, mi aprì gli occhi e disse: ma tu leggi Kafka? Cioè, là dissi: beh, bingo. Allora vuol dire, insomma, non è che, cioè, vuol dire che certe cose arrivano, ecco. Quindi anche in questo caso, meglio così, è una, diciamo, è un sogno visionario che cerco di descrivere in qualche maniera, riportando poi chiaramente il tutto al fatto che dobbiamo essere sempre più attaccati alla realtà, cioè cercare di fare in modo che la realtà assomigli a un sogno, quindi cerchiamo di abbellire la realtà, ma attacchiamoci dai sogni che molto spesso però ci fanno dimenticare la realtà. È un po' complessa come giustificazione, però è un po' questo il senso della canzone. Nino, in Jazz Life, quanto ho preso? Guarda, io direi che su meglio così un 10, eri preparato. Grazie. Perché è un inedito, ecco, quindi sì, non veniva studiato da nessun album, ecco, quindi diciamo, per il resto, diciamo, lo studente si difende bene. Scusa, ti ho interrotto, Dino. E comunque oggi i voti arrivano sul, come si dice, sul pagellino, quello sul computer, quindi l'avresti dovuto sapere il voto con un pochettino di ritardo, ma va bene. Esatto. L'ho detto tutto. Allora, Nino, in Jazz Live, un album come gran parte della tua discografia che riflette un modo di fare musica e di proporsi al pubblico che è completamente differente, abbastanza lontano da quello che è il modo di fare musica moderno, caratterizzato soprattutto da cantautori che vengono fuori da talent. Com'è cambiato il ruolo e com'è cambiato il modo di essere cantautore oggi rispetto al passato, rispetto al modo di concepire il cantautore delle nostre generazioni? Posso spiegartelo molto facilmente. Cioè, il cantautorato degli anni passati si ispirava a dei modelli poetici, quindi nelle canzoni esprimeva contenuti poetici. Oggi trovo che le canzoni contengano contenuti di cronaca, ecco, molto legati al comportamento quotidiano, alla quotidianità. Non c'è mai qualcosa che vada oltre la quotidianità, ecco. Noi, diciamo, negli anni 70-80 eravamo abituati a cantautori che comunque ci aprivano in due per leggerci dentro, no? Ecco. Oggi mi sembra che sia tutto già scontato, per cui ci interessa la facciata. E invece non è così. Ecco, questa è la differenza grossa che vedo fra il cantautorato di una volta e il cantautorato giovanile di quest'epoca, ecco, più o meno. Cioè, si raccontano i fatti, ma non si raccontano le sensazioni, i sentimenti dei fatti. Senti, ma nonostante questo, c'è un cantautore che ti colpisce, un cantautore dei nostri giorni che ti ha colpito, che ti colpisce in particolar modo? Ma ce ne sono tanti, non è che ce ne sono pochi, però sono quasi i miei coetanei alla fine, perché per esempio a me piace Bersani, insomma, ci sono molti cantautori che in qualche maniera mi colpiscono, no? Per la scrittura, però sono anche loro, diciamo, sono molto legati comunque anche loro alla tradizione musicale italiana, ecco. Io non dico di essere uno degli unici che forse ha fatto quel passettino in più per cercare l'internazionalizzazione della musica, no? Della nostra musica italiana. Ecco, mi sarebbe piaciuto che tutti gli altri avessero tentato questa mia strada, perché sono in grado, perché sono bravissimi. Bersani è bravissimo. Certo. Nino, ecco,
quel passettino in più è proprio di quello che volevo parlare. Diciamo che il tuo passaggio da una musica pop rock a una musica jazzata, ecco, più di uno stile un pochettino più raffinato, è avvenuto in maniera abbastanza graduale. Ora facciamo una cosa, parliamo un pochettino di quelle che sono, ecco, ho identificato un po' più o meno delle tappe che io ritengo abbastanza importanti per questo passaggio. Allora, innanzitutto l'anno zero, ecco, se così vogliamo chiamarlo, ecco, l'anno della svolta sicuramente è il 1987, quando passiamo da un disco come Nino in copertina, che Mimmo ha i suoi dischi, da un disco che è Nino in copertina, un disco pop rock, un disco rock, a Rosanna presentata a Sanremo. Sì, ma vedi, allora ti dico questo, tutto sta nella formazione artistica, la formazione culturale del musicista. Io mi sono avvicinato al rock perché era il nostro linguaggio, il linguaggio che c'ha 20 anni è quello, cioè c'è poco da fare, è impossibile averne un altro, perché è quello più immediato, quello più veloce, più rapido, ed è anche quello più rumoroso, che si impone di più, perché se pensi che la chitarra in quel momento è la tua bandiera, il tuo vessillo, il tuo fucile se è necessario, il tuo cannone, no? Hai quell'anima e vuoi esprimere quell'anima. Poi però che cosa succede? Che man mano che vai avanti, avendo sempre più conoscenza nella musica, cominci ad esplorare nuovi orizzonti, nuovi percorsi, ma credo che sia un fatto assolutamente naturale, un'evoluzione creativa naturale in ogni artista, solo che non la devi fermare, ecco, questa è la grande forza che devi avere, perché se sei legato magari a un tuo ruolo che ti sei conquistato, quindi una tua identità precisa, tu questo processo non lo sviluppi mai, perché dici vabbè, ma chi mo fa fa, lo dico in napoletano, di andare a sondare altri territori quando questa cosa mi ha dato comunque una certa soddisfazione, ecco, quindi ti fermi. Ecco, io questo non l'ho mai fatto, ma per, dico proprio per carattere, perché io sono uno che vuole andare avanti, cioè vuole comunque conoscere, o curiosità, o proprio voglia di migliorarmi. E quindi questo passaggio è stato graduale, proprio perché a un certo punto mi sono reso conto che c'erano anche altre cose che si potevano fare nella musica, si potevano comunque guardare orizzonti diversi, si poteva scrivere anche in una maniera diversa, cioè non mi dovevo più mettere paura della strofa, capito? Non dovevo più, anzi, mettermi paura, non dovevo più legarmi a quel, diciamo, quel cliché di strofa, preinciso, inciso, strofa e inciso finale. Ecco, questa schematizzazione della musica è propria della musica leggera, perché la musica leggera tende a, come dire, a farti avvicinare alla musica. Chiaramente deve essere il tutto semplice e semplificato. Ecco, io questo l'ho sempre contestato, ho detto no, io voglio fare qualche cosa, non voglio andare io verso la gente, voglio che la gente scelga me, che è diverso, è proprio un concetto completamente diverso. Ecco perché poi a un certo punto mi sono lasciato ingolosire da questi percorsi, grazie anche chiaramente, perché non è che uno lo faccia così, decide un giorno, e anche grazie all'apporto dei musicisti che via via si sono alternati nella mia crescita musicale, che ognuno mi ha dato qualcosa, ovvio, c'è un interscambio pazzesco. A proposito di questi musicisti, 1988 ti presenti di nuovo a Sanremo con Le tue chiavi non ho, ne stavamo parlando prima, anno in cui a Sanremo vengono anche presenta un brano anche un gruppo chiamato I Figli di Bubba, che era un pochettino come dire la base della PFM, insomma. Le tue chiavi non ho contenuta nell'album Una città tra le mani, dove hai un cliché di come si dice musicisti pazzesco,
fino ad arrivare anche allo stesso Chet Baker. Che cos'è significato per Nino Buonocore lavorare con Chet Baker? Guarda, io sono uno che non ci ricama su, ecco, cioè, molte volte uno dice, vabbè, ha avuto questo, che è successo? Oh, è stata una cosa... Allora, è stata una cosa molto semplice, cioè, è stato convocato da Willie David, che era il mio produttore, chiaramente lui ha voluto ascoltare di cosa si trattasse, quando ha ascoltato, si è messo in macchina e da Parigi a Roma, in una nottata, è arrivato. Non me lo sconderò mai questo incontro, e mi dice sì, voglio suonare su questo disco, mi piace, ecco. Quindi è stata una cosa assolutamente naturale. È ovvio che tutti i musicisti che partecipano, non facciamo fantastoria, tutti i musicisti che partecipano a un disco percepiscono dei pagamenti, no? Quindi, però ecco, quello che mi ha sconvolto, che un personaggio di tale levatura, no, poteva anche fare due pernacchie nella tomba, no? Perché Nino Buonocore, cioè, dice, ma chi è? Ok? E invece no, ecco, questa è la grandezza, ma non è solo la grandezza di Chet Baker, è la grandezza dei grandi musicisti, tutti i grandi musicisti, anche se accettano di lavorare in un contesto che sembra meno importante, no? Hanno il desiderio di lasciare la propria firma, ecco, questa è la cosa bella. Ma i grandi musicisti lo fanno, non lo fanno tutti. Poi ci sono quelli che vengono pagati, insomma, suonano, poi ciao, arrivederci e grazie, ok? Invece certi musicisti invece mettono la firma, dicono qui ho suonato io e si sente, ecco, quindi c'è un grande coinvolgimento. Ecco, Chet Baker mi ha fatto capire questo, infatti poi dopo, perché io comunque già avevo avuto contatti con grandi collaborazioni con grandi musicisti anche del passato, Palladino, insomma tantissimi musicisti, Marotta, però ecco, da quel momento è scattato un altro meccanismo. Ho detto, adesso voglio musicisti che prima ascoltano quello che devono suonare e se decidono di suonarlo allora vengono. E così è stato con Anthony Jackson, e così è stato con, non so, tantissimi altri musicisti. Musicisti veramente ce ne sono state tante, tantissime di collaborazioni. Nello stesso album basta ricordare anche Beppe Servillo, James Enese, Ernesto Vitolo, cioè veramente tantissimi. Qual è stata la collaborazione che ti ha lasciato il ricordo più bello? Beh, sicuramente l'episodio di La naturale incertezza del vivere, quando Anthony Jackson a un certo punto proprio sballò con un mio brano che era Raymond Dio, proprio sballò, cioè cominciò proprio una... cioè lo suonò 10 volte perché non gli piaceva mai come lo faceva, insomma, cioè, pensa anche questo è bello, no? Di vedere un musicista che tu magari dici vabbè, alla terza è buona già, insomma. No, lui diceva no, posso farla ancora io. La cosa che mi colpì tantissimo, che una sera, che erano in un studio a Bologna, a Fono Film di Bologna, noi volevamo andare a casa perché eravamo stanchi, lui, proprio tranquillamente, ok, dire, vabbè, siete soddisfatti, andiamo. No, lui ci obbligò a rimanere lì fino alle 10, perché doveva uscire come voleva lui. Ecco, questi sono grandi musicisti, capisci? Questa è la differenza grossa. Quella è stata forse la cosa che mi è piaciuta di più, ecco, in queste tante collaborazioni. Vedi proprio la forza, l'importanza della personalità proprio del musicista. Vedi proprio, dice, vabbè, vuole lasciare effettivamente il senso. E poi mi disse così, me la posso fare una cassetta che forse la produco io in America? Fu bellissima questa cosa, guarda, non è mio, ci devi chiedere alla Amy. Non lo so. Nino, nell'immaginario collettivo, quando si parla di Nino Buonocore, immediatamente vengono associati due brani, che sono Rosanna e Schivoli, immediatamente. Diciamo canzoni conosciute dalla maggior parte degli italiani, che fanno parte di quello che è il patrimonio proprio della musica popolare italiana. Perché, per quale motivo queste due canzoni, fra centinaia di canzoni che hai scritto, che hai fatto,
soltanto, ecco, in particolare queste due canzoni hanno lasciato proprio un segno. Allora, io posso darmi una spiegazione. Le canzoni hanno, secondo me, una storia che riguarda il periodo in cui vengono pensate, quindi vengono incise. Io sono dell'avviso che se oggi scrivessi Scrivimi non avrebbe lo stesso successo, perché sono cambiati i modelli, capisci? I modelli. Adesso sai, Scrivimi sembra quasi anacronistico, sembra, capisci? Cioè, proprio, Scrivimi, messaggiami, cioè Scrivimi sembra, hai capito? Proprio. La stessa Rosanna, chi è che oggi scrive una canzone dedicandola ad una donna con un nome preciso, capito? Cioè, è difficile avere. Quindi secondo me ci sono dei momenti storici in cui una canzone, secondo me, deve venire fuori, quasi naturalmente. Se quella canzone la tieni nel cassetto, magari dici, vabbè, questa canzone la pubblico fra 5 anni, non è detto che abbia la stessa fortuna, la stessa storia. È così, è legata, le canzoni sono legate al momento in cui esco. Nino, che cos'è per te il jazz? È libertà. Io quando ho avuto veramente la possibilità di avere un gruppo che in qualche maniera avesse questi fondamenti jazzistici, devo dire, è come se avessi avuto una folgorazione, perché io vengo da una lunga militanza in studi di registrazione, anche prima che facessi, diciamo, l'artista, perché nasco come arrangiatore e come produttore, Adion Travel, il primo disco l'ho prodotto io, insomma ci sono tante cose che ho fatto nel mio passato. Quindi sono passando, sono un po', si chiamava il primo disco, esatto, degli Avion. Sono un po' un topo da studio, ero un po' un topo da studio, no? C'è il topo da biblioteca e c'è il topo da studio. Ecco, io nasco un po' così perché mi piaceva molto stare in studio, quindi i miei dischi sono molto molto pensati, molto ragionati, molto rifatti, strarifatti, perché volevo che il prodotto fosse ineccepibile sotto tutti i punti di vista. Ecco, questo, diciamo, può essere sicuramente un pregio, però arrivi a una certa età e forse anche ad una certa maturità in cui forse ti interessa più il contenuto e non involucro, capisci? Ecco perché il jazz a me mi attira tantissimo e mi entusiasma, perché è musica, punto. Cioè, non hai bisogno di metterci il fiocco, capisci? È un regalo naturale che tu fai e che ti fai a te stesso. È un momento di libertà, è un momento di condivisione della musica. Non sono parti, ma è suonare, punto. Suonare insieme, cioè condividere quel momento. Ed è, ti assicuro che è una libertà che forse ci vuole tempo per conquistarsela, se vuol dire ci vuole tanto tempo e ci vuole tanto sacrificio per conquistarla, però secondo me credo che sia quasi un'evoluzione naturale di un musicista che comunque, voglio dire, nasce nella musica, che io sono da quando avevo 14 anni, insomma, a un certo punto hai bisogno veramente di esprimerti il più liberamente possibile. Ecco, per me il jazz è questa possibilità. Senti Nino, c'è, cioè, questa libertà di cui stai parlando, diciamo che è portata da quella che è la maturità, e quindi, come stavi dicendo, frutto proprio di un percorso artistico che però ti allontana un po' da quello che è il gusto del grande pubblico, dal mainstream. Che cosa porta un artista ad abbandonare, diciamo così, voglio usare un termine che è un po', non è neanche giustissimo, ecco, abbandonare il successo, quello che è il successo commerciale, per seguire una propria convinzione artistica? Allora, dipende dalla storia che hai. Allora, io non ho sognato il posto al sole, io ho sognato il palco, è una cosa diversa, capisci? Cioè, la mia...
il mio unico obiettivo nei miei 14 anni, 15 anni, era quello di salire sul palco, non quello di uscire sui giornali oppure uscire in televisione, andare, capito? È proprio un modo diverso di interpretare, chiamiamola carriera, ma non è carriera, le proprie attitudini, ecco, le proprie attitudini. E allora, vedi che questo concetto è un concetto che ci riporta un po' a un discorso forse che abbiamo già fatto, cioè non ti importa tutto sommato il successo, a te importa comunicare. Io quando canto una canzone, se scrivo una canzone e poi la porto in giro cantandola, è perché ho bisogno di comunicare le mie idee, il mio pensiero. Non ho bisogno di avere qualcosa in cambio dal punto di vista materiale, ma semplicemente dalla condivisione di quello che penso. Questo è tutto. Quindi ecco che non mi interessa ovviamente, diciamo, il successo visto in questi termini qua, ma più la capacità di entrare in empatia col pubblico. Allora Nino, diciamo che ascoltando un pochettino quelli che sono i tuoi brani, in particolare quelli del primo Nino Buonocore, ecco, se così vogliamo dire, si sente un po' molto questo sapore mediterraneo, il sapore proprio di Napoli, della tua Napoli, dove poi una città dove confluisce il funky blues di Pino Daniele, arrivando a quello che è il rock di Edoardo Bennato e la musica folk di Eugenio Bennato, ma poi ci sono tantissimi artisti a Napoli, sicuramente in tanti, e molti dei quali ne abbiamo intervistati, anche lo stesso Totò Savio, ecco, per dire. Qual è il rapporto che hai con questa città? Devo dire, un po' polemicamente, che forse ho un rapporto diretto e più forte io con questa città che tanta gente che magari usa il vessillo napoletano, si fa alfiere della tradizione partenopea, in realtà mistificando poi quello che è la realtà, cioè che, vedi, I treni di agosto è una canzone che ha una melodia e una scrittura tipicamente partenopea, ma io non sono, diciamo, ascritto fra quelli che cantano Napoli. Ecco, questo mi dà un po' fastidio, perché la critica ha sempre pensato che io fossi uno che rinnega la propria napoletanità. In realtà io sono molto più dentro di tanti che invece, come dire, la reclamizzano in maniera un po' troppo spudorata, ecco. Nino, e allora... Sono polemico, No. diciamo che sì. No, perché guarda, scusami, chiudo. Cioè, se io sono un mandolino, mi spiego, sono immediatamente classificabile, ok? Ma se sono una chitarra classica, perché non devo essere classificabile? Cioè, quello voglio dire, oppure una chitarra elettrica. Cioè, io posso fare musica napoletana anche con la mia Gibson. Cioè, non è un problema di strumenti o di linguaggio, capisci? È un problema di significati. È un'altra cosa, capito? Io non ho mai cantato in napoletano, solo in una circostanza, beh, una canzone, diciamo, molto così, ma per divertimento l'ho usato tantissimo in napoletano, perché è nel mio sangue, è nel mio DNA. Però io voglio anche cercare di comunicare i significati napoletani fuori dal contesto napoletano. Cioè, non voglio che siano sempre ghettizzati, capisci? Cioè, questa è la mia grossa volontà, portare i miei significati, che sono la mia terra, il mio modo di pensare, assolutamente napoletano e partenopeo, sud del sud, però cercando la possibilità di poterlo comunicare anche a chi vive a Pordenone, ecco. Beh, questo ti fa onore, insomma, grande persona, grande napoletano, ecco, c'è proprio da dire effettivamente a questo punto. Allora, Nino, io ti faccio l'ultimissima domanda e poi chiudiamo. Allora, nel 2020 non ti sei solo regalato e quindi realizzato questo sogno della registrazione dell'album in Jazz Live, però nell'estate romana, diciamo nel 2020,
hai diciamo partecipato ad un evento importante con due altri grandissimi artisti che sono Bungaro e Rosalia De Sousa. Ok, in tutto in una notte. Tra l'altro Bungaro sarà nostro ospite proprio nei prossimi giorni. Allora, come direbbe il buon samaritano con cui insomma hai duettato in Rosanna nell'album Convergenza, dove c'è stata la convergenza in questo caso con Rosalia De Sousa e con Bungaro? Abbiamo tutti e tre probabilmente lo stesso amore per la verità, per il modo di fare musica, per la sincerità con la quale proponiamo la nostra musica, la convinzione con la quale proponiamo la nostra musica. Questo già è un grandissimo passo per fare un tipo di spettacolo come quello. C'è anche da dire che al di là di tutto questo, che può essere un significato diciamo più legato alle persone, c'è anche diciamo il lato artistico, che è estremamente elevato in questo caso. Quindi è stato per me un pregio lavorare con loro e fare questi concerti insieme a loro, perché li stimo tantissimo e credo che loro abbiano la stessa stima per me. Allora Nino, noi ti chiediamo adesso di rimanere, appena finiamo diciamo questa puntata, di rimanere un attimo così ci salutiamo, però noi ti vogliamo ringraziare. Vogliamo ringraziare perché oggi abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione che dietro dei grandi artisti ci sono dei grandi uomini, quindi delle persone che fanno ricerca, che hanno studiato la musica, che la vivono a 360 gradi, ce l'hanno nel DNA. L'arte, tutto, c'è ricerca, c'è studio, c'è passione e c'è un pensiero, un sentimento che vengono riversati all'interno delle note. E ancora oggi, e oggi stesso ci hai dimostrato che anche nel tuo caso questo è vero e ne sei un fulgido esempio, e ti ringraziamo tanto per questa intervista. Io vi ringrazio e niente, sono contentissimo sia dell'intervista che mi avete fatto, un po' non quelle noiose, che cioè, questa è una bella intervista così libera, stimolante. E niente, vi ringrazio e niente, che cosa volete che vi dica. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima, ciao. Quando sarà. Grazie, ciao a tutti. Ciao.